che oramai gli scandali della mala sanità campana siano arrivati a un punto intollerabile. Gli stessi mezzi di informazione oramai in maniera quotidiana danno conto e segnalano di casi di mala sanità, di vicende di corruzione, di arresti, di fatti di una gravità inaudita. Per quanto ci riguarda, guardiamo i fatti. L'anno scorso tutti gli osservatori hanno segnalato che ormai la Campania è la peggiore sanità in Italia ed è addirittura la regione dove ci sono più casi di mala sanità, addirittura che si muore più di ogni altra regione per episodi di mala sanità. Certamente non è colpa dei medici, perché abbiamo un corpo di professionisti, medici e infermieri di grande qualità. Non è certamente colpa della spesa pubblica, perché la sanità in Campania costa molti miliardi di euro ai contribuenti nazionali. È evidente che è una questione di disorganizzazione e riteniamo anche di gravi responsabilità politiche. Dal punto di vista politico, chiaramente noi chiederemo al Parlamento di istituire una commissione d'inchiesta che abbia gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria per verificare i casi di malasanità, l'utilizzo delle risorse e le responsabilità dirette del commissario. Il commissario è anche il presidente della regione. Sappiamo, con un vero e proprio colpo di mano, Renzi poco prima del referendum impose questo doppio ruolo di controllore e controllato, e soprattutto in una situazione assolutamente intollerabile. Le vicende giudiziarie di arresti di manager di grande fiducia da parte del Presidente della Regione, la vicenda di manager che non avevano i requisiti, la vicenda stessa dell'aumento dello stipendio dei manager, il ricorso costante a commissari anziché a bandi con trasparenza per dotare di una guida continua per un numero adeguato di anni di managerialità sanitaria, e la conferma che si è su una strada sbagliata. D'altro canto, la vicenda più emblematica è il caso del colui che fa una sorta di assessore regionale della sanità, la persona che è il responsabile della sanità in Campania, il fiduciario, il consulente, chiamatelo come volete, che è imputato per concussione, perché nell'esercizio del suo ruolo di responsabile della sanità, di consulente per la sanità, faceva delle pressioni ai danni di una persona per farlo dimettere, per mettere un'altra persona. Questo la dice tutta, perché la persona è ancora puntualmente al suo posto, alla faccia della trasparenza, alla faccia proprio della tolleranza che i cittadini campani possono ovviamente accettare. Per quanto ci riguarda, noi Fratelli d'Italia non vogliamo fare i primi della classe, chiederemo innanzitutto agli alleati, quindi a Forza Italia, di portare avanti questa battaglia, e chiederemo poi anche ai 5 Stelle, perché in questa regione i 5 Stelle hanno il 50% dei voti, hanno un ministro della sanità. Chiaramente siamo in ottima compagnia e non abbiamo motivi di dubitare che i 5 Stelle non ci faranno mancare il loro sostegno in questa battaglia di moralità e trasparenza, che deve segnare l'avvio innanzitutto di un commissariamento della sanità campana da parte del governo, è quello che noi auspichiamo, ma certamente non possiamo immaginare di garantire l'impunità. Chi ha sbagliato deve pagare, deve assumersi le responsabilità fino in fondo, e a questo serve la commissione d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione italiana. Io conosco la ministra Grillo, siamo stati insieme in commissione Uranio Impoverito, sinceramente ne ho un giudizio positivo. È chiaro che una persona appena arrivata, immagino che si voglia rendere conto bene di tutto quello che accade e non essere accusata magari con una scelta frettolosa di voler punire l'avversario politico. Mi sembra per ora un comportamento trasparente e istituzionale che io non mi sento di criticare e di condannare. Io, nella nostra commissione d'inchiesta, abbiamo messo una serie di fatti gravissimi anche per farli passare alla storia parlamentare, perché tra 100 anni la gente leggerà questa proposta di commissione d'inchiesta e saprà le schifezze che succedevano in Campania. Chiaramente l'ho inviata anche alla ministra Grillo per conoscenza, oltre al fatto che ne chiederemo la discussione e la calendarizzazione all'interno della Camera. Insomma, su questo noi faremo una battaglia che certamente farà rumore, perché intendiamo restituire dignità ai cittadini campani. Non è pensabile che si spendano oltre 4 miliardi di euro, quasi 5, per la sanità in Campania, e abbiamo una sanità
di terzo mondo, lo voglio dire con la massima sincerità, perché purtroppo sono fatti acclarati. A Salerno si muore ancora per appendicite, questa è la verità. Allora De Luca, anziché dire le solite sciocchezze, si misuri sui fatti concreti, dia dignità ai cittadini campani nei fatti, e pensiamo che la sanità sia la madre di tutte le battaglie rispetto al quale la politica deve dimostrare veramente se ha a cuore l'interesse dei cittadini. Con l'onorevole Edmondo Cirielli, che si è reso promotore della costituzione, della richiesta di costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla sanità campana, perché ormai è quotidiana cronaca i casi di mala sanità che vivono i nostri cittadini. De Luca aveva promesso la rivoluzione della sanità, che invece si sta trasformando nella restaurazione dello scandalo permanente. Ogni giorno riceviamo notizie, dossier da parte dell'utenza, da parte del personale medico infermieristico, che denunciano i casi di cattiva organizzazione che si tramutano in un servizio penoso per i cittadini, veramente scandaloso, come ha dimostrato l'Università del Sacro Cuore. La Campania è la regione col più alto tasso di mortalità per ciò che riguarda la sanità. È il momento di dire basta. Peraltro De Luca e i suoi compagni del PD non hanno più neanche l'alibi di non aver avuto la regia, perché voglio ricordare che da mesi De Luca è commissario della sanità in Campania, e invece assistiamo ad un progressivo e rapido peggioramento di quelle che sono le condizioni di un servizio essenziale che è avvertito dai cittadini come fondamentale.